Questo è l'ingresso dell'appartamento che avviene attraverso l'accesso indipendente di una rampa esterna. Questo che potete vedere è il cortiletto terrazzato, stand di bancheria, angolo relax. Qui sotto questo pergolato si può appoggiare della legna, in quanto l'appartamento è dotato di camino, in maniera che la legna rimane ordinata e asciutta nelle giornate di pioggia. Questo è l'ingresso, visto da fuori dal cortiletto terrazzato, che sono all'incirca 20 metri quadri. L'ingresso è blindato. Questo è l'ingresso dell'appartamento, l'appartamento visto dall'ingresso, quindi dalla porta di accesso, la cucina. Questa è una visuale generica, il salotto, dotato di camino. Adesso vediamo nel dettaglio gli ambienti. L'appartamento è completamente arredato, con tutte le comodità, tavolo, sedie, la cucina è dotata di tutti i mobili, lavandino, forno, piano cottura, frigorifero, tutto perfettamente funzionante e nuovo. La finestra a vasista, l'appartamento è a piano ammezzato, di una villa di due piani. Questo è il primo ambiente, la cucina. Questo è il secondo, il salotto completamente arredato anch'esso, poltroncine, divano, tavolo, angolo camino perfettamente funzionante, un camino bello ampio, esteticamente molto bello. Appoggi abito. Questo è l'ingresso visto dall'interno della casa. Arredato assolutamente con gusto, non approssimativamente. Questo è il primo ambiente, quindi con cucina abitabile e salotto che abbiamo appena visto. Si passa con un divisorio, diciamo libreria, porta libri, porta oggetti, qualsiasi cosa. Questo è un divisorio che separa i due ambienti dagli altri. Questo appartamento è dotato anche di caldaia, perché riscaldamento autonomo, acqua calda autonoma, il contatore a parte ovviamente, così come l'elettricità. Questo è il bagno, dotato anch'esso di tutti i comfort. Tutto assolutamente nuovo, arredatissimo, lavatrice nuova, funzionante, vasca a doccia, lavandino, questo è l'ambiente del bagno. Il bagno è dotato di finestra a vasita anch'esso. Finestra a vasista, eccola lì, molto ben arredato, finemente, dalla zona del bagno si può notare quest'angolo dietro il camino, che può essere dedicato angolo studio. Dallo studio si accede alla camera da letto, anch'essa assolutamente arredata, camera da letto matrimoniale con comodini, ampio armadio a tre ante, anche la camera è dotata di finestra a vasista,
Questo è l'ambiente visto dall'angolo dello studio. Dietro il camino, l'angolo dello studio, i separatori, la caldaia e quelle stanze. Ci rechiamo nuovamente all'angolo della cucina vista dallo studio. Frigorifero. Al salotto visto dalla cucina. L'appartamento ovviamente è dotato di contatore di elettricità e di gas, poiché è riscaldamento autonomo, come ho già detto, mentre l'acqua e il condominio vengono contabilizzati a parte con un forfè di 50 euro. L'appartamento si continua a dire che è completamente ammobiliato. Chi volesse visitarlo può contattarmi al 347-6607-401 o via mail a cristianapescatore@gmail.com. Ecco, questo per quanto attiene alla visita virtuale. Qualsiasi informazione si abbia bisogno o necessità di richiedere, si può contattare sempre il telefono che ho appena detto, 347-6607-401. I contratti sono assolutamente transitori, di durata annuale, rinnovabili. Ideale questo appartamento per un single o a massimo coppia di professionisti, persone serie. Riusciamo dall'appartamento, cortiletto terrazzato, 20 metri quadri. Stand di biancheria, relax. L'appartamento si rammenta che è completamente arredato con tutti i comfort e gli elettrodomestici ed è 90 metri quadri.